Monsignore, sul volgere della fine di questo anno, un suo personale saluto e augurio per i nostri telespettatori, ma anche per tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande incertezza già da tempo. Credo che l'augurio che tutti desideriamo è la liberazione da questa schiavitù del Covid, che è una schiavitù sotto molti profili, anzitutto quello della paura. Io vedo che c'è tanta paura in giro, c'è paura negli anziani che sono stati i primi ad essere colpiti, c'è paura nei giovani che restano spesso incollati davanti al web e non riescono ad uscirne, c'è paura nei lavoratori che si trovano di fronte alle sfide del tutto inedite di dover lavorare in queste condizioni di difesa, cautela, protezione e al tempo stesso con consapevolezza del rischio. Proprio per questo essere liberi dalla paura, essere liberi da questa minaccia, credo che è quanto noi tutti desideriamo nel profondo del cuore. Come uomo di fede io chiedo al Signore questo dono per tutti, la liberazione dal Covid, dal flagello del virus e il coraggio di guardare avanti in maniera solidale, non chiusi ciascuno nel proprio desiderio, nel proprio egoismo, nella propria volontà di uscirne, ma insieme, sapendo che da un pericolo come questo non si esce se non con una più grande solidarietà e quindi responsabilità intesa a garantire e proteggere tutti e non solo noi stessi. Quanto diceva Papa Francesco una volta, quanto di peggio potrebbe essere uscire da questa pandemia senza trarne alcun insegnamento o frutto. Il grande frutto che dobbiamo trarne, io credo, è una nuova solidarietà fra tutti, soprattutto verso i deboli, e un nuovo coraggio, una nuova speranza riposta in Dio per ciascuno di noi, per non fermarci, per non restare prigionieri del passato, per guardare avanti e costruire insieme un futuro migliore per tutti.